Bene, oggi è il 23 aprile del 2020 e abbiamo chiesto questa videointervista alla dottoressa Leonora Di Cristofaro e alla dottoressa Marina Vidullo dell'ISPRA. L'ISPRA che cos'è? L'ISPRA è l'acronimo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, è un ente pubblico di ricerca sottoposto, diciamo, alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare. Quindi, diciamo, è un ente di ricerca di qualità riconosciuta e oggi è, diciamo, è l'organo, l'istituzione che ha la massima competenza quando si trattano appunto temi legati all'ambiente e soprattutto i rapporti dell'ambiente con le attività umane, perché questo poi è il tema. Noi seguiamo come Ruminanzia le attività dell'ISPRA però ci ha stimolato molto a chiedere appunto di disturbare le due dottoresse la loro conferenza appunto sulle emissioni in atmosfera in Italia che è avvenuta il 21 di aprile, che è stata una videoconferenza piuttosto interessante perché molto concreta e poi, tra virgolette, coincidente con una serie di situazioni che abbiamo seguito anche Ruminanzia, che sono state, diciamo, delle trasmissioni della RAI, una è la trasmissione del 28 marzo. Di Mario Tozzi nella puntata I divoratori del pianeta, poi le due puntate del 29 marzo e del 5 di aprile di Sabrina Giannini in Indovina chi viene a cena e poi l'ultima del 13 aprile, sempre del 2020, di Sigfrido Ranucci, cioè di Report. Queste trasmissioni, diciamo, hanno in qualche modo esaminato quelli che potevano essere gli aspetti cri di criticità dell'allevamento intensivo. Sono stati affrontati con professionalità, con un po' meno, ma non è qui, non stiamo a giudicare adesso l'operato, diciamo, di questi giornalisti. Queste trasmissioni poi seguono una lunga serie di trasmissioni che sono, diciamo, tipo quella di Giulia Giannini, no? Animali come noi, oppure anche di Report quando c'era ancora la Milena Gabanelli, che più o meno seguono lo stesso filone. Chiaramente, dopo queste trasmissioni c'è stata la reazione delle organizzazioni agroalimentari, delle organizzazioni sindacali agricole, no? C'è stata una replica piuttosto dura, scusate, di richiesta appunto alla RAI di non trasmettere questo tipo di trasmissione. Poi oggi stesso proprio c'è stata una lettera aperta che abbiamo pubblicato, ecco, poco fa su Ruminanzia, di alcune organizzazioni animaliste, ma non in senso negativo, diciamo che tutelano i diritti degli animali d'allevamento, dove prendono una posizione a favore di questi giornalisti, per cui il dibattito in questi giorni è estremamente caldo. Poteva anche essere superfluo fare questa intervista, perché devo dire nell'intervento di Eleonora Di Cristoforo è stata molto chiara, ci cioè ha messo dei numeri molto chiari nel poco tempo a disposizione, ma io credo che sia giusto e sia questa l'occasione per approfondirli. Non vogliamo discutere ovviamente della buona fede o della qualità professionale del giornalismo d'inchiesta, cioè il giornalismo deve fare la sua strada e tutte le azioni di censura, e qui parlo un po' di parte chiaramente, non possono essere, però è giusto alimentare e anche contribuire a questo dibattito con i numeri, perché poi alla fine qui i numeri, cioè quant'è l'impatto degli allevamenti intensivi, cioè dell'allevamento, diciamo, nella produzione dei gas serra e dell'ammoniaca, perché poi è qui, che sono due cose differenti. Adesso chiederemo alla dottoressa Di Cristoforo che differenza c'è tra perché parlare di gas serra da una parte e d'ammoniaca dall'altra. Il dato che ha dato Di Cristoforo è abbastanza, diciamo, per certi versi anche tranquillizzante, no? Che poi tutto è stato riportato in questo report, l'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera dell'ISPRA, che insomma vi invitiamo nella lettura e poi abbiamo anche allegato, diciamo, negli articoli che abbiamo fatto a chiusura di questo. Ma in conclusione, per non prendere del tempo inutilmente, l'ISPRA che cosa ci ha detto? Che l'agricoltura contribuisce per il 7% alle emissioni nazionali di gas serra. E tanto è poco. Non è questa la sede per giudicare, poi vi dico perché. Di questo 7%, Eleonora mi corregga se sto dicendo dei numeri che non ho compreso,
Di questo 7%, sostanzialmente il 47% sono derivanti dalle emissioni enteriche, quindi dagli allevamenti e dallo stoccaggio, diciamo, la gestione dei liquami in senso generale, anzi il 18,8% no, della gestione delle deiezioni. Gli allevamenti rappresentano il 79% del totale, per cui mi sembra di capire che è il 5,5% sostanzialmente della totalità. E l'81,7% degli allevamenti nella fattispecie e quindi il 4,5%. Allora, questo numero sicuramente ridimensiona un po' quelle che sono state le accuse rivolte, diciamo, dal giornalismo d'inchiesta all'allevamento intensivo. Ma devo fare una premessa e una similitudine, per esempio, con l'antibiotico resistenza, no? Noi abbiamo più volte scritto che, per esempio, sempre voi sapete che l'allevamento è stato messo, diciamo, nel mirino perché contribuisce in maniera sostanziale al fenomeno dell'antibiotico resistenza, che è piuttosto grave perché si stima nel 2050 10 milioni di morti derivanti appunto dall'antibiotico resistenza. Ma entrando nel dettaglio dei numeri, noi abbiamo analizzato i numeri dell'EMA. Per esempio, le pomate endomammarie antibiotiche che vengono usate nella mastite delle bovine da latte è lo 0,5% del totale del consumo degli antibiotici negli animali d'allevamento. Questo che cosa poteva far scaturire questo numero? Due comportamenti. Uno è quello, ma cosa vuoi, con lo 0,5%? Cioè, siamo stati scagionati. No, questo, diciamo, numero ha fatto invece stimolare. Ci ha stimolato, diciamo, la zootecnia da latte di tutto il mondo a dire: ok, invece di usare sistematicamente gli antibiotici alla messa in asciutta, facciamo una terapia selettiva. Quindi, nonostante l'impatto fosse basso, tutto il sistema, diciamo, di produzione del latte del mondo si è attivato per ridurre questa cosa. Lo stesso vale, secondo me, per quanto riguarda le emissioni. Tanto poco che sia questo 7%, diciamo, complessivo dell'agricoltura, ma probabilmente, poi lo chiederemo alle due dottoresse, se c'è la possibilità di ridurre questo 7%, che so, al 6, al 5, perché anche la zootecnia deve contribuire con dei numeri che poi verranno monitorati appunto dall'ISPRA. A questo punto chiederei alla dottoressa Di Cristoforo, ci dà proprio una brevissima, se vuole anche gli proietto la sua diapositiva, una brevissima sintesi dei numeri che ha proiettato, che io adesso sto impropriamente appunto elencando. Vuole Sì. le diapositive, dottoressa, le sue? Guardi, sì, se Come poi le proietti, me le dovrei ricordare, però insomma, va vuole? bene Direi anche se le mette a vista. proprio di sì, insomma, ecco. Dunque, intanto. Non so se si vedono. Sì, benissimo. Ok. Questa è stata quella, diciamo, che ci ha incuriosito di più, dottoressa. Ce la Allora, può dunque. spiegare? Sì, come appunto diceva correttamente lei, allora diciamo la premessa è questa. Quindi quando parliamo di settore agricoltura, di quello che stiamo parlando, dobbiamo considerare sia le emissioni di gas serra e per lo più parliamo di metano e protossido d'azoto, che sono appunto due importanti gas serra e le cui emissioni nel settore agricoltura derivano diciamo da un processo diciamo biologico legato alla gestione degli allevamenti, quindi legato all'alimentazione per quanto riguarda il discorso della fermentazione enterica, legato anche alla decomposizione, diciamo, dei reflui zootecnici. Però, insomma, dobbiamo considerare, ne parleremo credo in seguito, anche le emissioni di ammoniaca, rispetto alle quali questo settore ha un'incidenza maggiore, anzi è predominante, ecco appunto, del 94% rispetto alle emissioni nazionali del settore. Ma torniamo un attimo alle emissioni di gas serra, quindi alla slide precedente. Dunque, abbiamo detto che innanzitutto la categoria emissiva più importante è la fermentazione enterica, quindi qui consideriamo praticamente diciamo, il momento dell'ingestione della dieta degli animali diciamo, in questo processo, le emissioni di metano, di questo stiamo parlando, derivano dalla decomposizione praticamente dei carboidrati presenti nella dieta degli animali ad opera di microrganismi. Il prodotto di questo processo è appunto
appunto l'emissione di metano. Questo, diciamo, questa emissione sarà maggiore per quanto riguarda i ruminanti, quindi appunto i bovini, e diciamo inferiore per quanto riguarda i monogastrici e gli altri erbivori. E quindi il contributo di questa categoria emissiva è pari al 47%. La categoria emissiva seconda più importante è quella dei suoli agricoli, ma diciamo migliorare il processo di chiarimento, direi di fare il percorso a partire dalla produzione delle deiezioni nelle stalle, quindi e poi allo stoccaggio delle deiezioni zootecniche. Quindi la categoria che segue la fermentazione enterica è la gestione delle deiezioni. Quindi qui consideriamo le emissioni di metano e di protossido d'azoto che si ottengono dalla decomposizione praticamente dei reflui zootecnici a partire dalla stalla, quindi dove vengono per lo più prodotti, fino allo stoccaggio di queste quantità che anticipa lo spandimento agronomico. Il peso complessivo delle emissioni di metano e di protossido d'azoto è equiparabile a circa il 20% delle emissioni rispetto alle emissioni totali del settore. Quindi segue lo spandimento agricolo, lo spandimento zootecnico, agronomico, quindi la categoria suoli agricoli che pesa per circa il 28% delle emissioni rispetto al totale delle emissioni nazionali di gas serra, e qui consideriamo unicamente l'emissione di protossido d'azoto che deriva da tutti gli apporti azotati ai suoli agricoli. Le categorie, e mi riferisco alle categorie più importanti, che sono quelle relative allo spandimento dei reflui zootecnici e all'apporto ai suoli di fertilizzanti chimici. Il fertilizzante più utilizzato, come sappiamo, è l'urea, ma poi ce ne sono chiaramente altri. E non solo, gli altri apporti azotati ai suoli derivano da altri fertilizzanti organici, tra cui il compost, dall'applicazione al suolo dei fanghi da depurazione dei reflui urbani, si considerano anche i suoli organici presenti per circa 25.000 ettari sul territorio nazionale. E inoltre si ha anche l'apporto chiaramente dei residui agricoli che vengono lasciati sui suoli e incorporati nel suolo e questa è un'altra fonte azotata che nutre i suoli. E per quanto riguarda le emissioni di protossido d'azoto, consideriamo sia le emissioni dirette di protossido d'azoto, cioè quelle che derivano dall'apporto di azoto ai suoli, e questo in realtà vale pure per il processo di decomposizione delle deiezioni, sia le emissioni indirette. Le emissioni indirette di protossido d'azoto derivano dalla, precedente emissione in atmosfera di forme azotate, quale l'ammoniaca, l'emissione di forme azotate sotto forma di ammoniaca e di ossidi di azoto. Queste emissioni di ammoniaca e di ossidi di azoto si hanno sia dalle stalle, sia durante gli stoccaggi che durante gli spandimenti. Quindi perdiamo queste forme azotate in atmosfera e ci sarà quindi poi una ricaduta di una parte di queste sostanze che darà poi seguito a un'emissione di protossido d'azoto. Questa successiva emissione viene individuata dalle linee guida internazionali IPCC come emissioni indirette di protossido d'azoto. La figura in basso a sinistra ci dice qual è il peso dei due gas serra più importanti del settore. In realtà sono tre, ma come vedete l'anidride carbonica CO2 ha veramente una parte residuale in questo settore. Il gas serra più importante è il metano, pari al 64%, e il protossido d'azoto invece pesa per il 35%. Dottoressa, chiedo le vorrei fare una domanda, così chiariamo bene anche i nostri lettori, in questo caso spettatori, insomma. Perché si dice CO2 equivalente, quindi? Perché appunto dalla grafica a torta che ha presentato, la CO2 è solo l'1% dei gas serra, sostanzialmente. Perché si parla di CO2 equivalente? Se ce lo può spiegare, eh?
Perché diciamo tutti quanti gas serra, che non sono soltanto questi del settore agricoltura, ma poi se consideriamo l'intero inventario delle emissioni, quindi tutte le fonti emissive sul territorio nazionale, ce ne sono altri di gas serra da considerare, vanno diciamo, per essere conteggiati nella loro complessità e per capire diciamo, l'importanza di ciascuno di essi, vengono comparati in qualche modo, lasciatemi passare questo termine, all'anidride carbonica, cioè alla CO2. Quindi praticamente viene calcolato tramite un coefficiente che si chiama Global Warming Potential, GWP, quant'è praticamente la, diciamo, la potenza diciamo, di un gas serra rispetto all'anidride carbonica. Il GWP del protossido d'azoto è 298, quello del metano è 25, quindi che vuol dire che noi una volta che abbiamo stimato le emissioni di protossido d'azoto e di metano, dobbiamo moltiplicare per questi fattori, quindi fattore moltiplicativo, per capire a quanto corrispondono le emissioni di protossido d'azoto e di metano rispetto alla CO2. Perfetto. Quindi praticamente tutti i dati che riportiamo nelle nostre stime, che poi comunichiamo al segretariato delle convenzioni, sono espresse sia in tonnellate del gas serra di riferimento, sia in CO2 equivalente. Perfetto. Voleva aggiungere Sì. qualcos'altro su questa o passiamo all'ammoniaca, dottoressa? Su questa, altre due parole, qui abbiamo calcolato, diciamo, per capire, abbiamo parlato, insomma, non ho finito di illustrare il primo grafico, ma chiaramente nel discorso delle emissioni di gas serra, qua ci stiamo soffermando sul discorso degli allevamenti, poi chiaramente ci sono altri contributi che derivano dalla coltivazione del riso, dalla combustione delle stoppie, dall'applicazione di urea e calce. Quest'ultima categoria è quella che comporta le emissioni di anidride carbonica, tra l'altro. Nel grafico, diciamo, in basso a destra, abbiamo inserito questa informazione per dire quant'è il peso degli allevamenti. Quindi, se noi consideriamo nella loro interezza la fermentazione enterica, quindi tutto il processo, diciamo, biologico di vita, diciamo, dell'animale, quanto contribuisce alle emissioni totali, partiamo dall'ingestione della dieta fino allo spandimento delle deiezioni al suolo, quindi considerando la fermentazione enterica, la gestione delle deiezioni e l'applicazione al suolo degli spandimenti, il peso totale degli allevamenti rispetto ai gas serra è del 79%. E nella torta vediamo come i bovini ed i suini, diciamo, per nominare le prime due categorie emissive, sono quelle più importanti, insomma, quelle che contribuiscono maggiormente. Ok, perfetto. Adesso ci incuriosisce questa storia dell'ammoniaca, Sì. perché maggiormente il dibattito è qui, no? Lei Certo. invece giustamente ha separato i due argomenti e ci dice una cosa importante, che il 94% delle emissioni nazionali di ammoniaca sono dovute all'agricoltura. Perché l'ha messa separata l'ammoniaca? Allora, perché? Dunque, noi nell'ambito, dunque, tutto questo lavoro di stima delle emissioni, quindi non soltanto del settore agricoltura, ma di tutte quante le fonti emissive presenti sul territorio, e anche considerando chiaramente gli assorbimenti di CO2, di cui appunto si occupa Marina, che derivano dall'uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e foreste, diciamo, e tutto questo lavoro lo dobbiamo fare, nell'ambito delle, diciamo, due grandi convenzioni internazionali, che sono la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici e la Convenzione, quindi Protocollo di Kyoto, Accordi di Parigi, eccetera, e l'inquinamento, e la Convenzione sull'inquinamento trasfrontaliero a lunga distanza, che si occupa, diciamo, di normare tutto ciò che riguarda l'inquinamento atmosferico. Quindi chiaramente legati a queste convenzioni ci sono tutta una serie di ulteriori normative, direttive e norme nazionali, insomma, in base alle quali noi ogni anno dobbiamo preparare e comunicare queste stime di emissioni. Quindi diciamo che sono diciamo, due percorsi diversi. Quindi da una parte dobbiamo stimare le emissioni di gas serra, di cui abbiamo appena parlato, e dall'altra dobbiamo stimare anche le emissioni degli inquinanti atmosferici. La fonte emissiva sia dell'una che dell'altra delle altre emissioni è sempre la stessa, chiaramente, perché qua si parla sempre di animali, della gestione, in particolare della gestione delle deiezioni. Per quanto riguarda ancora di più, per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca e considerando i gas serra delle emissioni di protossido d'azoto, diciamo che la fonte emissiva è sempre la stessa, cioè si parte dall'azoto contenuto nelle deiezioni.
Quindi i dati, diciamo, devono essere tenuti separati, non c'è possibilità di convertire l'uno rispetto all'altro, e sono entrambe, diciamo, queste emissioni devono essere tenute, diciamo, in debita considerazione. Quindi bisogna parlare sia delle emissioni di gas serra che di ammoniaca. Quindi per quanto riguarda quest'ultima, diciamo, c'è maggiore attenzione sul settore agricoltura, proprio perché rappresenta la fonte più importante di queste emissioni a livello nazionale. E nel grafico, diciamo, sulla sinistra vediamo da che cosa derivano queste emissioni. Quindi innanzitutto da ciò che avviene all'interno delle stalle, quindi nei ricoveri. Vediamo che le emissioni nei ricoveri, quindi nelle stalle, a parte tutte le categorie animali considerate, pesano per il 30%. Un altro 30% deriva dalle emissioni agli stoccaggi, quindi le deiezioni, una volta, diciamo, essere escrete nelle stalle, vengono poi spostate in appositi, diciamo, spazi, e lì stanno prima dello spandimento agronomico. Segue quindi la fetta grigia di questa torta, che è rappresentata proprio dalle emissioni di ammoniaca agli spandimenti, che è presa per circa il 20%. Una quota, insomma, importante deriva anche dall'applicazione al suolo dei fertilizzanti sintetici, quindi parte verde della torta per il 15%. E poi ci sono gli altri contributi, gli altri sorgenti che contribuiscono alle emissioni di ammoniaca, che sono chiaramente le emissioni al pascolo di ammoniaca. Chiaramente non l'abbiamo nominato, ma ci sono anche per quanto riguarda le emissioni di gas serra, quindi anche il pascolo viene considerato emissioni di gas serra, chiaramente. Le emissioni dovute all'azoto incorporato al suolo dal processo di azotofissazione delle leguminose, l'applicazione al suolo degli altri fertilizzanti organici, dicevamo prima, tra cui il compost, dei fanghi da depurazione delle acque reflue urbane e le emissioni dovute alla combustione delle stoppie. Nella torta in basso a sinistra, anche qui abbiamo fatto lo stesso esercizio, cioè capire quant'è il contributo, diciamo, di queste emissioni, le emissioni di ammoniaca dovute agli allevamenti, che è pari appunto all'83%. Quindi in linea massima, ecco, il contributo degli allevamenti è molto simile tra il gas serra, la quota, insomma, come valore, il peso, ecco, ed ammoniaca. E qui di nuovo troviamo che il contributo dei bovini, abbiamo detto, è superiore al 60%, dei suini, come prima, insomma, come per i gas serra, hanno il loro contributo pari al 14%, e qui pesano anche gli allevamenti degli avicoli per il 12%, e seguono tutte le altre categorie animali. Professore, le vorrei fare appunto questa domanda che immagino che poi i lettori ci faranno. Ma a chi fa male questa ammoniaca? Perché dobbiamo soffermarci l'attenzione? Cioè, qual è il danno? Dei gas serra l'abbiamo più o meno compreso, no? Perché è legato al surriscaldamento del nostro pianeta. E l'ammoniaca invece? Allora, l'ammoniaca, come insomma altri inquinanti atmosferici, fa male alla salute e all'ambiente. Cioè, nel senso, bisogna mantenere, diciamo, in determinati limiti stabiliti per legge queste emissioni, proprio per tutelare gli esseri umani e l'ambiente in cui viviamo. Quindi è per questo che ci sono tutta una serie di direttive e norme nazionali che stabiliscono che appunto ci dicono di applicare e che stabiliscono per le aziende che debbono essere applicate determinate tecniche di riduzione delle emissioni, proprio per contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. E questo vale chiaramente, vale per tutto il territorio nazionale, ma chiaramente vale ancora di più per le aree che hanno un carico zootecnico più elevato, e chiaramente ci riferiamo all'area del bacino padano. Okay. Guardi, le volevo far vedere questa cosa qui. Agli lettori diciamo che non abbiamo preparato di nulla, ci siamo conosciuti a video pochi minuti fa, quindi le voglio vedere questa cosa per una sua opinione. Allora, noi hanno pubblicato su questa nel 2019, no? Su questa rivista Applied Animal Science, no? Questa impatete review su queste emissioni, sostanzialmente. Adesso dico due numeri, ma è più che altro un giudizio, dottoressa, non è una assolutamente. Noi ormai quel 7 sarà il drive della nostra attività. Poi, però attenzione, tutti...
al 94. Che poi, giusti o sbagliati che siano, è importante che ci sia un qualcosa, un numero da migliorare. Questo l'abbiamo noi che abbiamo molto chiaro in mente. Poi che sia fatto bene, sia calcolato esattamente o no, non, è relativamente importante. In questa, per esempio, dovete fare riferimento molto alla situazione statunitense, che è stata richiesta a questo gruppo appunto di ricercatori qui dell'Università del Wisconsin Madison, no? Praticamente, così sintetizzando, loro dice che il contributo della produzione del latte in senso generale ai gas serra è del 2% e 2,7% nel mondo. E dà anche un dato che secondo me è interessante, che per produrre un chilo di latte fluido, quindi intendono un chilo di latte da bere, dipendono dalla produzione fino allo scaffale, quindi tutto il ciclo, praticamente servono 2 chili circa, 2,05 di CO2 equivalente per produrlo. E di CO2 equivalente il 72% è il contributo, diciamo, dell'allevamento, e suddividono sostanzialmente le emissioni enteriche, che contribuiscono per il 25%, e la gestione delle feci, quindi tra metano e protossido di azoto, per il 24%, sono numeri che si sintetizzati ovviamente. Alla fine della fiera danno un numero che mi ha incuriosito, che per produrre sostanzialmente un chilo di latte, solo l'allevamento, al di là dei processi di trasporto, di stoccaggio, eccetera, comunque per produrre, è un po' come siamo abituati a leggere delle automobili, no? Questa macchina produce tot chili per chilometro di anidride carbonica, in quel caso leggiamo l'anidride carbonica, e praticamente ci vogliono 1,1 kg di CO2 equivalente per produrre 1 kg di latte. Sono numeri plausibili, sono questi. Una domanda da $1 milione, ovviamente. Che... Allora, vabbè, innanzitutto chiaramente bisognerebbe leggere l'articolo per capire bene che analisi viene fatta, perché poi quando si tratta di emissioni, quando diciamo quando si tratta di emissioni legate alla produzione dei, appunto, dei prodotti, carne, latte, eccetera, spesso vengono fatte queste analisi di impronta carbonica, e quindi, come diceva lei, vengono considerate non soltanto le emissioni dovute ai processi biologici, insomma, degli animali, ma pure tutto ciò che è a contorno, come si dice, dalla culla al cancello dell'azienda agricola. Bella. Quindi, sì, si usa per indicare questa analisi dell'impronta carbonica, insomma, dei prodotti. E, diciamo che in linea di massima, adesso qui parliamo di Stati Uniti, e quindi bisogna poi vedere quanto che il peso, sì, effettivamente dell'agricoltura, quanto pesa il settore, probabilmente è sicuramente forse maggiormente produttivo rispetto alle nostre latitudini, perché in linea di massima, diciamo, a livello europeo, diciamo, il peso dell'agricoltura in termini di gas serra è più o meno quello, insomma, proprio perché più o meno tutti abbiamo gli stessi sistemi produttivi, o almeno lo stesso peso, diciamo, del settore energetico o dei processi industriali rispetto al settore agricoltura, perché quando andiamo a calcolare il peso del settore, noi dobbiamo considerare il peso di tutti i settori che contribuiscono all'emissione totale di gas serra, e quindi dell'energia, dei processi industriali, dei rifiuti e dell'agricoltura. E chiaramente la percentuale di ogni settore deriva dal peso che hanno gli altri settori. Quindi poi in altri paesi bisogna poi vedere qual è, diciamo, come contribuiscono gli altri settori alle emissioni totali, per calcolare poi, per capire poi qual è l'effettivo peso del settore agricoltura. Dopodiché, diciamo, per darle un parere, diciamo, dovrei effettivamente leggere l'articolo. Certo, no, era più provocatoria che altro, ecco. Sulle emissioni nella produzione del latte, chiaramente rientrano sì, lì hanno fatto appunto la somma delle emissioni della fermentazione enterica, su cui diciamo il parametro produzione del latte è sicuramente uno dei parametri fondamentali, perché quando calcoliamo le emissioni di metano a fermentazione enterica dobbiamo considerare praticamente tutta l'energia che serve all'animale per mantenersi in vita e per produrre i prodotti che poi realizzerà, quindi in particolare per le vacche da latte, la produzione di latte. E poi una parte, diciamo, di questa energia si perderà perché non digerita e si trasformerà in emissioni di metano.
E quindi le posso dire che per esempio per quanto riguarda la fermentazione enterica, il peso delle vacche da latte. Facendo sempre riferimento, diciamo, alle percentuali che abbiamo appena visto, ma diciamo maggiormente disaggregate, che non ho riportato in tabella, se no veramente troppi numeri creavano troppa confusione, però il peso, diciamo, della fermentazione enterica delle vacche da latte, quindi legata alla produzione di latte, per quanto riguarda l'inventario nazionale, pari al 45%. Quindi poi adesso non ricordo la percentuale che mi diceva degli Stati Uniti, insomma, bisogna un Sì, po' vedere cosa c'è dietro questo. ma diciamo era, sa perché gliel'ho messa? Perché diciamo già una discussione, poi glielo chiederò alla fine, proprio in conclusione, perché alla fine siamo, che sono usciti dei numeri importanti a un certo punto, ma non voglio anticipare quello che chiudo alla fine. Io, secondo me, la sua risposta è già accettabile e sufficiente. A questo punto volevo chiedere alla dottoressa Vidullo, abbiamo in qualche modo misurato le emissioni sia di gas serra che di ammoniaca degli allevamenti. È chiaro che a noi di Ruminanzia interessa i propri ruminanti, quindi quella sommatoria appunto tra bovini, vacche da latte, bufale, ovini e caprini. Questo è il nostro ambito, diciamo, di interesse, però mi sembra che sia chiarito parecchio. Una delle obiezioni che viene fatta, ce l'ha fatto un nostro amico lettore di Milano recentemente, diciamo, a commento del report che noi abbiamo fatto della vostra conferenza. Però dei ruminanti c'è l'azienda agricola, quindi sono delle ampie superfici coltivate per produrre alimenti zootecnici. La domanda è, dottoressa Vidullo, ma la produzione agricola, appunto, degli alimenti zootecnici? Immagino, le aziende di Milano hanno sempre un equilibrio magari lo spannimento di guani tra numero degli animali e sostanzialmente terreno Io agricolo, no? Perché c'è anche qui. non sono riuscita proprio a sentire la domanda perché Ah, non la sentivo male. Non so se Marina è riuscita a Marina, seguirla. è riuscita lei? Aspetti. Ho perso l'ultimo Adesso minuto. mi sente Marina? Sì, Adesso io ho la perso sento. l'ultimo minuto. Lo sapete, cioè, purtroppo è andata anche bene che le linee sono internet molto intasate, io pensavo meglio, insomma. Mi sente? Comunque, se non mi sente mi Sì. interrompa, perché allora le Va chiedevo bene. questo. Visto che gli allevamenti di ruminanti hanno un rapporto con la terra inevitabile, anche legislativo, no? C'è una proporzionalità, e in buona parte, diciamo, degli alimenti zootecnici, no? Soprattutto i foraggi, vengono coltivati nella stessa azienda agricola dove c'è l'allevamento. La coltivazione, diciamo, degli alimenti zootecnici, in primis i foraggi, è possibile quantificare quanto, diciamo, contribuiscono all'assorbimento dell'anidride carbonica? Cioè c'è una sorta di compensazione o no? O è marginale, dottoressa Vidullo? Sì, allora rispondo alla sua domanda. Sì, assolutamente è possibile la quantificazione ed è una cosa che già avviene nell'ambito appunto dell'inventario nazionale delle emissioni di gas serra. C'è un capitolo appunto legato a queste tematiche che è il capitolo cosiddetto LULUCF, uso del suolo, cambiamento del suolo e selvicoltura. E in questo ambito la parte relativa a cropland e grassland si occupa appunto della stima delle emissioni degli assorbimenti dovute alle coltivazioni agricole, ma anche alla gestione di prati e pascoli o anche al pascolo naturale. Quindi a tal proposito il contributo ovviamente c'è da fare un primo distinguo. Per quanto riguarda tutte le coltivazioni che sono annuali, comprese anche le foraggere temporanee, la metodologia IPCC, che è la metodologia internazionale che dobbiamo seguire per garantire anche la comparabilità dei risultati a livello internazionale, ci dice che ovviamente non deve essere stimata o deve essere stimata pari a zero la parte della biomassa epigea, ovvero il carbonio, tutto quello che sta sopra suolo. Viene posto pari a zero per tutte le coltivazioni annuali, siano esse agricoltura in senso stretto, ma anche appunto foraggere temporanee. Cosa diversa invece è per le coltivazioni perenni, e qui stiamo parlando di cose che si allontanano un po' dalla zootecnia, parlo di agrumeti, di vigneti, oliveti e coltivazioni di frutta in genere.
L'altro invece grande comparto dove è possibile stimare il contributo di mitigazione da parte dell'agricoltura è il comparto del suolo, in cui è possibile stimare appunto la variazione di carbonio stoccato nel suolo a seconda delle variazioni di pratiche agricole che vengono apportate, che pratiche agronomiche che vengono utilizzate. Se vuole le posso mostrare una diapositiva con alcune, soltanto per avere un'idea dei numeri di cui stiamo parlando. Molto volentieri. Allora, condivido lo schermo. Perfetto. Ed è relativa a un seminario appunto sul suolo che abbiamo fatto il 20 e le cui registrazioni sono ancora disponibili sul sito YouTube di sul canale YouTube di ISPRA, e in particolare per quanto riguarda l'agricoltura abbiamo fondamentalmente presentato le stime di carbonio assorbito sequestrato dal suolo per quanto riguarda la categoria cosiddetta cropland, fondamentalmente divisa in seminativi e arboree, dividendo e andandoci a focalizzare su una serie di pratiche di gestione che vanno dalla gestione ordinaria del suolo fino a pratiche diciamo molto più conservative o biologico. Ovviamente ognuna di queste ha una propria definizione e fa riferimento a dei regolamenti che sono vigenti nell'ambito della politica agricola comune. Analogamente e quindi sulla base di questo tipo di informazione siamo riusciti a stimare quant'è, per esempio questo è una sottocategoria, quant'è l'assorbimento del suolo derivante dal fatto che parte dell'agricoltura si sta convertendo, si è convertita dal 1990 ad oggi, al 2018, che è l'ultimo anno di reporting che noi abbiamo considerato, si è convertita verso pratiche più virtuose. E quindi questo è l'assorbimento, per esempio in verde può vedere, in questo verde, l'assorbimento del suolo di seminativi che sono stati convertiti da agricoltura tradizionale a agricoltura biologica. E la stessa cosa ovviamente si fa per le cosiddette categorie che sono in conversione verso le terre agricole, quindi parliamo di prati e pascoli dove si decide a un certo punto di cominciare a coltivare. Questo è il totale di tutta la categoria cropland, che è agricoltura in senso stretto, ed è per quanto riguarda il suolo, è un assorbitore netto, nel senso il suolo delle terre agricole assorbe carbonio. Analogamente facciamo la stessa cosa per la parte del grazingland, ovvero per la parte di prati e pascoli, dove prendiamo in considerazione le due gestioni principali, ovvero la gestione ordinaria e la gestione biologica, e in base a questo stesso tipo di ragionamento siamo in grado di vedere quanto è l'assorbimento dei suoli diciamo di foraggere fondamentalmente dovute appunto alla transizione di prati e pascoli gestiti in maniera ordinaria verso pratiche più conservative, in questo caso il biologico. Perfetto. Quindi merita ovviamente un approfondimento questo argomento, molto interessante. Ci avviamo, diciamo, verso la conclusione. Una domanda così, adesso vediamo più che le domande tecniche, le domande, diciamo, che probabilmente i nostri ascoltatori si aspettano, vorrebbero fare, e le faccio io per loro conto. Ma io allevatore, perché vedete, anche gli allevatori, noi lo vediamo anche dai nostri lettori, no? Gli atteggiamenti sono diversi, sono da una parte quando ci sono queste trasmissioni di attacco, no? Di cosa, a volte gli allevatori reagiscono chiudendosi, però c'è anche una percentuale molto importante di allevatori, io parlo sempre di ruminanti, maggiormente di vacche da latte, che potrebbe, diciamo, vedere questa maggiore attenzione nel rapporto del loro allevamento con l'ambiente anche come un'opportunità, perché poi alla fine succederà poi questo, perché io credo che la Green New Deal, oppure quelli che sono gli indirizzi anche comunitari,
trasformeranno anche queste pratiche virtuose in, in pratiche certificabili e quindi che possano intercettare anche gli interessi di una parte importante dei consumatori, che noi lo vediamo anche quando parliamo di benessere animale alla fine, no? Cioè, oltre a un dovere etico, e anche a volte può essere anche un business alla fine della fiera, perché bisogna dare comunque sempre alla gente quello che cerca, no? Perché è questo. Quindi faccio una domanda così, ecco, ve la giro, ma proprio una battuta, mi rendo conto anche della semplificazione di questa. Ma un allevamento potrebbe puntare alla carbon neutra, anche facendo delle cose piuttosto anche strane, delle pratiche, cioè mettendo il punto, perché la dottoressa Eleonora ha detto in conclusione del suo intervento, dice, guardate che nella gestione dell'alimentazione c'è un bello possibilità, la gestione dei lagoni di stoccaggio alla fine della fiera ha dato anche una soluzione che sembrerebbe anche banale, ma secondo me banale non è, ma alla fine copritegli questi vasconi di stoccaggio, che potrebbe anche essere una soluzione vista l'importanza, con una pratica dei suoli, eccetera. Ma io potrei pensare all'allevatore di arrivare a darmi l'obiettivo anche a medio termine di arrivare alla carbon neutra, tanto ne produco e tanto ne consumo. Allora, dunque, diciamo la premessa che avevo fatto come settore, diciamo in generale, pensando all'inventario nazionale delle emissioni, questo esercizio, questo lavoro che abbiamo fatto pensando addirittura al 2050, ci siamo resi conto che lavorando su tutti quanti i settori che contribuiscono all'inventario delle emissioni nazionali di gas serra, il settore agricoltura per forza di cose ha una parte delle emissioni che sono incomprimibili. Però ecco, questo diciamo è un discorso nazionale. A livello di azienda, adesso bisognerebbe pure qui chiaramente approfondire il ragionamento, eccetera, però assolutamente si può lavorare sulla fermentazione enterica, come diceva lei, sugli stoccaggi, sugli spandimenti, eccetera, francamente non so se sfruttando appunto, come diceva il discorso, sfruttando diciamo la potenzialità del suolo agricolo incorporato all'azienda, poi in qualche modo compensare le emissioni, eccetera. Poi bisogna pensare che appunto molti allevamenti, i suoli, per esempio i terreni non ce l'hanno, insomma, quindi si costituiscono delle cooperative con aziende che hanno terreni, eccetera. Però anche se non si arriva ad arrivare a un bilancio netto di emissioni pari a zero, comunque secondo me è un po' quello che ho detto anche durante l'evento, nel senso che il settore potenzialmente può fare di più probabilmente di quello che fa, e secondo me è un contributo che poi che assolutamente va sostenuto, perché comunque sono pratiche che vanno sostenute a livello economico e finanziario, perché comunque hanno il loro peso per essere attuate. Però secondo me hanno pure dei benefici in termini di prodotti realizzati, basti vedere quanto è cresciuto il discorso del biologico, no? Negli anni è stato sempre più apprezzato, cioè nel senso che pure il consumatore è attento alla qualità del prodotto, che sia prodotto in un determinato modo e che sia sostenibile ambientalmente. Secondo me questo è un concetto che sarà sempre maggiormente, diciamo, a cui sempre più consumatori faranno riferimento, presteranno la loro attenzione. Quindi scegliere dei prodotti che siano sostenibili. E poi chiaramente anche la politica, insomma, deve sostenere questo percorso virtuoso, ma comunque già ci sono molte leggi che vanno in quella direzione. Dottoressa Vidulla, è un'utopia allora, secondo lei? No, non è un'utopia, come diceva Eleonora, ovviamente ci sono sicuramente molte politiche e misure che possono essere intraprese per, diciamo, avvicinarci a questo obiettivo. Però io quando sento domande simili mi viene sempre in mente una similitudine, ma per quale motivo parliamo o vogliamo ambire alla neutralità climatica o a emissioni zero per l'agricoltura? L'agricoltura ci fornisce il cibo. Per quale motivo questo tipo di neutralità climatica, per esempio, non ci viene mai in mente quando parliamo di trasporti?
E a quel punto anch'io voglio la neutralità climatica dei trasporti. I trasporti cosa ci danno? Ci danno la possibilità di muoverci, che è una cosa importante, ma forse un po' meno importante del cibo che ci dà l'agricoltura. Siamo tutti reclusi in questi giorni in casa, abbiamo visto che poi alla fine il trasporto, questa conferenza in altri tempi avrebbe avuto un impatto ambientale devastante, no? Sì, stiamo parlando sì. Nelle nostre probabilmente case o studi e con l'elettronica. Appunto, abbiamo tutti rinunciato al trasporto, ovviamente abbiamo dovuto rinunciare, ma non abbiamo rinunciato al cibo, ovviamente. Perfetto. E quindi forse questa cosa un po' ci deve far riflettere sul fatto che è bene sì ragionare su quello che può fare il settore agricoltura, così come tutti gli altri settori, ma forse è proprio tutto il sistema che va rivisto nel complesso. Più che stare lì a cercare di limare le percentuali minime del settore agricoltura, forse converrebbe agire in maniera più importante su altri settori che pesano ovviamente molto di più. Però questa è la mia sì. No, è assolutamente condivisibile. Quindi chiuderei con questa cosa qui. Questo scusate. Qualche piccolo capriccio, eccolo qui. E questo libro ha fatto molto successo, no? Uscito lo scorso anno, questo libro di Jonathan Foer. E a un certo punto ci ha spaventato, perché è uscito fuori questo 51%. Ma cos'è, un numero messo lì a caso a questo punto? No, 51% penso che venga fuori dal World Watch Institute, dal rapporto appunto fatto da questo istituto. Esistono tantissime stime che poi nella, diciamo, narrazione mediatica, magari immediata varie volte, vengono attribuite in maniera sì che semplicita all'agricoltura. In realtà partono la maggior parte di queste dal settore cosiddetto AFOLU, cioè agricoltura e cambiamento del suolo. E a livello globale la maggior parte di queste emissioni sono dovute a emissioni da deforestazione. Okay. Cioè deforestazione, soprattutto paesi tropicali, che vengono unite appunto al settore agricoltura, perché viene appunto visto il settore agricoltura, l'ULUCF, come un unicum. I valori, ovviamente il valore dell'Italia, del peso dell'agricoltura, è un valore abbastanza basso, perché comunque l'Italia è abbastanza efficiente, tra virgolette, per quanto riguarda il settore agricoltura. Però anche a livello europeo i numeri non si discostano tantissimo, alcuni paesi arrivano a percentuali un po' più a doppia cifra, ma comunque siamo nell'ordine della decina. Okay. E poi non so bene se appunto questo, non so, indica il peso dell'agricoltura, immagino, no? A livello esatto. E allora diciamo che qui possiamo recuperare un po' il discorso iniziale che avevamo fatto, perché come diciamo quello che dicevamo prima, nel senso, intorno a questi numeri, e si sono viste pure da una domanda che è arrivata successivamente all'evento che è stato fatto, dove si forniva, mi sembra sì, 51%, probabilmente riferimento, adesso non ricordo quale sia lo studio, un'altra percentuale, 18%. In realtà dipende da che cosa si considera all'interno del settore agricoltura. Quindi un'ipotesi è quella che ha detto Marina, oppure il discorso di far afferire a questo settore tutte le emissioni derivanti, come dicevamo prima, no? Se consideriamo tutto il processo di distribuzione. Di lavorazioni che vengono all'interno dell'azienda agricola, quindi la produzione delle emissioni che derivano dalle sementi, dai fitosanitari, dai mangimi, oppure i consumi energetici all'interno dell'azienda, i consumi idrici, i carburanti per muovere i mezzi agricoli, eccetera. Insomma, quindi se mettiamo insieme tutte queste emissioni, che chiaramente sono considerate all'interno dell'inventario delle emissioni nazionali, perché noi dobbiamo considerare tutte le fonti emissive presenti sul territorio nazionale, ma per come sono, per diciamo definite, per le indicazioni che ci vengono date dalle linee guida,
e le emissioni vengono, diciamo, riportate in diversi settori, nei diversi settori emissivi. Quindi se si tratta di emissioni derivate dal settore energetico, per esempio i trattori o i mezzi che vengono utilizzati all'interno dell'azienda agricola, lì c'è una combustione di un carburante e quindi le emissioni che derivano da quei processi vanno registrate all'interno del settore energia, che è altra cosa rispetto al settore agricoltura. Se invece consideriamo tutte le emissioni di tutti i processi all'interno del settore agricoltura, chiaramente la percentuale del 7% risulterà molto più alta anche nel nostro caso. Io vi ringrazio del tempo che ci avete dedicato. Devo dire che usciamo da questa, almeno io personalmente, da questa video intervista con le idee molto più chiare e anche un po' un ridimensionamento appunto di certe informazioni che, e forse ecco appunto il giornalismo d'inchiesta dovrebbe maggiormente giusta la sua funzione. Non saremmo un paese occidentale e democratico se non avessimo il giornalismo d'inchiesta, però a volte il giornalismo d'inchiesta supera quelli che sono la sua mission, no? Che è quella di mettere in discussione quello che a volte sembrerebbe impossibile mettere in discussione. Io vi ringrazio e spero di potervi disturbare ancora quando i nostri dubbi cresceranno ancora di più. Grazie, buona serata. Grazie, arrivederci.